Siamo nei pressi della chiesa di San Matteo, ecco perché si chiama Adreda San Matteo. Qui il sabato sera è pienissimo, non pieno, è pienissimo di ragazzi e ragazze. Però le lamentele che provengono dalla città sono che purtroppo per cose proprio superficiali, insomma, che senza valore, si litiga e scoppia una rissa. No, non va bene. Questo non va bene. Va bene il divertimento, va bene l'incontro, va bene l'abbracciarsi, va bene il parlarsi, il confrontarsi, ma litigare a che pro? E badate bene che i cittadini, i vostri concittadini, condannano questi atti violenti che avvengono in un luogo dove ci sono i giovani. L'esuberanza? Eh no, questo non giustifica la rissa. A me dispiace che succedano queste cose qua al corso, però io sono convinto che qua vengono un po' di gente, un po' da tutto l'agro. E allora i ragazzi, come sanno che succedono queste cose, magari quello là di Nocera, quello di Pagani, quello di Angri, insomma, magari una piccolezza, una piccola scintilla e succedono queste cose. Cioè non è ne venire qua a fare tutto questo casino, cioè se divertisse. Come quando eravamo noi giovani non succedevano queste cose. Ho sentito infatti, certo, certamente, ciò vuol dire che comunque credo ci sia bisogno di più controllo a livello proprio di ordinanza pubblica. Ma lei come si spiega tutte queste liste? Io quello che noto è che c'è molta affluenza dai comuni limitrofi. E quindi può essere che ci siano proprio per questo motivo, pure perché non si può stare più tranquilli. Prima magari un bambino lo si lasciava mangiare pure consumare con qualche amichetto, ma adesso non è più possibile, bisogna stare più attenti. Sono i ragazzi d'oggi che non hanno più rispetto di niente, di nessuno, e quindi sono persone che andrebbero prima civilizzate e poi dopodiché potrebbero partecipare a feste, a movite. È un problema generazionale questo qui. Ai nostri tempi non succedeva? No, mai, per carità. No, io ci ho vissuto in mezzo al corso qua e continuo a viverci perché mi fa piacere e non è mai successo nulla. Anzi, nei tempi, nei famosi anni 80, quando c'era una delinquenza imperante nell'agro cernese, questi fatti non si verificavano affatto. Bisogna mettere delle leggi pure per questi ragazzi che fanno di tutto e di più, sono troppo liberi di fare ciò che vogliono, questo è il problema. Senza litigare, senza ubriacarci, andavamo in discoteca, andavamo dappertutto, adesso è pericoloso pure per lasciare una ragazza che si deve ritirare da sola. Oh, non so, non c'è... Cos'è che non c'è in questi ragazzi? Non c'è empatia fra di loro, non c'è socializzazione fra di loro, il contatto con internet è solo quello. Sabato sera non lo so cosa combinano, perché ho sentito parlare. Questo non me lo so spiegare, forse proprio perché li reputo insoddisfatti. E devono vivere la loro vita, il problema è che secondo me al 90% dei casi sono i genitori che non danno la sensibilità giusta al vivere sociale. Normalmente diciamo, sono contento perché c'è movimento, sì, diciamo, sì. Da un senso di festa, però è chiaro che i ragazzi oggi purtroppo hanno avuto un'educazione un pochettino troppo permissiva. Oggi un po' il consumismo, un po' anche il benessere se vogliamo, è inutile dire che è vero che la vita, però comunque il benessere c'è, i ragazzi hanno molta disponibilità e allora un pochettino si lasciano andare. Sì, vero, le risse non ci devono stare proprio, non è risse proprio, non devono esistere. È divertimento tanto? Sì, molto divertimento, molto divertimento, però le risse no.